una festa secolare che ha 500 anni e tanti crotonesi al seguito nella notte più lunga dell'anno, la terza domenica di maggio. Da Piazza Duomo fino a Capocolonna, il lungo pellegrinaggio della fede ai piedi della Madonna, dove anche quest'anno migliaia di fedeli si sono ritrovati in Piazza Duomo, nonostante la chiusura della Basilica Cattedrale per i lavori, con la Chiesa dell'Immacolata rimasta aperta alla preghiera. Cosa c'è dunque nel cuore dei crotonesi in questa notte? La speranza per la città e la salute per i cittadini. È una festa che rappresenta la città, rappresenta l'amore che c'è per questa festa e questa Madonna, che è la nostra protettrice. E quindi la gente, vedi, è tutta riunita qua, siamo qua, gente che va in pellegrinaggio, chi l'accompagna fino al cimitero. E niente, noi siamo qua ad aspettare la Madonna e accompagnarla fino al cimitero anche quest'anno. Cosa rappresenta la Madonna di Capocolonna per i portantini? Per noi è la nostra padrona sia di città e sia la nostra padrona. Da quanti anni porta la Madonna? 40 anni. 40 anni. Sono anziano. La facciamo con fede. Ogni anno, sempre il solito appuntamento, siamo sempre presenti. Cosa mettere i piedi nella preghiera della Madonna di Capocolonna? La preghiera per la pace è la cosa che più ci interessa. Ne abbiamo bisogno tutti e credo che sia la cosa più importante. Davanti il palazzo del comune l'omaggio della città con una composizione floreale posta ai piedi della Vergine dal primo cittadino di Crotone Vincenzo Voce.